Hi guys, fala galera la chicos. Ciao ragazzi, come sempre faccio prima un'analisi in inglese per qualche minuto, poi ragazzi torno in italiano, poi infine in portoghese. Oggi facciamo l'insalata. So guys, I tested those new two sports car, the class Drift Tampa and Ocelot Lynx. As you can see in the video, I tested firstly the class Tampa, guys, and unfortunately this car is not enough competitive, no, you know, as the Massacro, as the 717 and other top sports car. This car has a high price for this for his performance, no, you know, and almost 1 million only to buy it. Obviously you have to fully upgrade it to customize it, and you have to spend almost 1 million and 500,000, no, you know. And basically guys, his handling is so bad and his top speed too, the acceleration is not the best, and as you can see in the video, I could not compete with other top sports car, because my the class Tampa was so slow. So in after race, in next race, you will see the Ocelot Lynx, guys, and the Ocelot Lynx has the highest price in GTA Online for what concern, no, the sports car category. And maybe it was justified, because the car is competitive. The car has a very good handling, a very good acceleration, and I think I guess a nice top speed, and you can compete normally with the Massacro, with the 717, sorry, with the Berlerier and other top sports car. As you can see in the video, I played this new race, the Zebra, our new DLC of Rockstar, and basically I won the race, and the car is good for buying a sport car, and but you have to spend almost 2,500,000, yeah, $500,000 to upgrade it at the maximum, no, you know. So I recommend you, if you have a some bunch of millions, no, you know, if you can spend this money, but if you have already the Massacro or the 717, I don't recommend you to buy this car, because I mean 2,500,000 is not enough to justify this purchase. So let me know in the comments, what do you think about those cars, about those new sports cars, and let me know if you think that this can compete with Massacro and LG and other top sports car. Ok ragazzi, scusatemi se mi sono dilungato un po', però il video penso che durerà abbastanza. Come avete visto, ho provato la The Class Drift Tampa, ho fatto una mezza figuraccia. Però raga, è un'auto che purtroppo ha un gira molto lenta, sia un'accelerazione con una velocità di punta secondo me molto lenta. È un'ottima gara per drift, è un'ottima, scusatemi, macchina, auto per driftare, però se volete comprarla per vincere le gare sportive, ragazzi, non compratela, anche perché dovreste spendere almeno quasi 1 milione per comprarla, e resto, quindi penso quasi 500,000 per modificarla, quindi non vale la pena assolutamente. E come avete visto nel video, ho cercato di gareggiare, di andare al massimo, ma è difficile da manovrare, da mantenere, perché vi ripeto, è una drift car, quindi è logico che sia così. Mentre invece ragazzi, per quanto riguarda la Ocelot Lynx, non ho propriamente belle notizie, ragazzi. Perché? Perché è l'auto che costa di più praticamente nel gioco per quanto riguarda le auto sportive, e il prezzo forse non giustifica la sua qualità, le sue performance. Comunque è un'auto buona, che può stare forse allo stesso livello della Massacro, della LG, delle top sports car, però raga, comunque fa fatica ad essere proprio allo stesso livello, nel senso che comunque anche da quello che vedete nelle prossime gare, nella prima magari ho vinto, sono riuscito ad arrivare primo, però per esempio per la seconda ho visto che la Massacro aveva un passo in più in confronto a quest'auto, e anche tipo la nuova auto, quella che sembra l'Audi, non so, Rally, e quindi anche la Jester, un'altra gara che avevo fatto prima, comunque si è piazzata davanti a me, andava molto più forte di me, non so perché, nei tubi e nella velocità di punta. Quindi raga, se dovete spendere 2,5 milioni per quest'auto, io sinceramente non ve la consiglio, perché
Come vedete, io vi sto portando queste nuove auto modificate che per fortuna, cioè per fortuna, ho un account moddato e quindi posso sfruttare questa cosa e comprare auto e spendere soldi. Però sinceramente nel mio account, avendo già la Massacro, la Elegy, la Verlier, non spenderò mai soldi 2 milioni e mezzo per quest'auto. E sinceramente mi aspettavo qualcosina in più, non che faccia schifo, perché comunque ha una buona manovrabilità per giù, ha una buona accelerazione, ma credo che non abbia una buona top speed, cioè una buona velocità di punta. Per questo, raga, io vi dico, non se risparmiatevi i soldi, magari compratevi un'altra super, non lo so, o qualche altra auto, però effettivamente non vale tutti questi soldi, cioè ci sta poco da fa. Io dopo la prima gara ero abbastanza euforico riguardo a quest'auto, perché ho detto cazzo, questa è la migliore sportiva che ci sia. Invece no, raga, mi sono dovuto ricredere, perché ho visto che la Massacro è un pelino più veloce e che comunque nelle curve non è proprio il massimo, visto che devi frenare abbastanza, slitta poco, è come un po' con la Coquette, non so se l'avete mai provata nel gioco, una delle prime auto sportive. È molto, diciamo, rigida, dritta nelle curve, però questo non è per forza un bene, perché poi dovete sempre essere molto precisi e dovete frenare abbastanza. Tutto qui, raga. Quindi ora vi vorrei faccio un attimo un discorsetto anche in portoghese, raga, perché ci sono i brasiliani che sono anni che mi chiedono di parlare anche in portoghese, quindi almeno una volta li accontento. Il video è venuto anche abbastanza lunghetto. Quindi, raga, in generale non è stata proprio una non sono state due belle auto, diciamo, queste due, nel senso esteticamente sono belle auto. Questa è praticamente uguale alla Jaguar F-Type, quella là, diciamo, da corsa, e le altre, cioè no, da corsa, è proprio la Jaguar F-Type, e l'altra Deca Stampa Drift è abbastanza figa, perché come già vi ho detto è abbastanza particolare. Io sinceramente non spenderei tutti questi soldi per queste auto qui. Poi, raga, io volevo un attimo aggiornare per quanto riguarda il creatore. Io il trick, diciamo il glitch per avere nuovi oggetti ce l'ho, anche se non posso condividerlo ancora con voi, perché chi l'ha scoperto mi ha chiesto cortesemente, ha chiesto a tutta la community dei creatori di non condividerlo. Appena lui lo farà, io, raga, vi porterò ovviamente un video, così vi faccio sapere come costruire prima del 2 agosto, ragazzi, quindi prima che Rockstar aggiunga gli oggetti nuovi nel creatore. Tutto qui. Cercherò anche di portare una gara io nuova, di farla una nuova. Come avete visto in questo video, io ho portato sia la gara Zebra nuova di Rockstar, e sia una gara di Nokia Micon, una gara nuova fatta con gli oggetti nuovi del creatore, ovviamente. Questo è tutto, ragazzi, ora parlo in portoghese, ci vediamo ovviamente al prossimo video, se arrivate fino a qua lasciate un like, e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di queste nuove adeguate, se le avete comprate, se le andrete a comprare. Io vi consiglio di no, raga, spudoratamente, ed è questo, raga. Então, galera, estou aqui falando português para vocês. E galera, eu testei, como você já viu, esses duas carros deportivos novos, não? E galera, o The Class Tampa Drift não é muito bom, a aceleração não é muito bom, o carro é muito lento nas curvas, para fazer as curvas, e se você tem que quer pagar mais que $1 milhão para comprar um carro para ganhar as corridas sport, esse carro não é muito bom. Então, obviamente, se você gosta da estética do carro, você pode comprar, se você tem tudo esse dinheiro, mas eu não recomendo isso, não aconselho isso. Ora passiamo a un nuovo carro, un nuovo Ocelot Lynx, galera, che è un mais caro no, da categoria de sport, di carros deportivos. E basicamente, galera, io non raccomando questo também, perché è un buon carro. È un buon carro, tem una buona aceleração, talvez, ma non tem una buona máxima velocità, no? E acho que o Massacro e o Jester, o LG, seriam ainda um pouco mais melhor que isso. E isso não é muito bom, porque o carro, se você quiser comprar esse carro, tem que pagar pelo menos quase 2 milhões e meio, não? Porque se você, obviamente, quer tunear, não? Quer modificar, quer personalizar o carro em todos os detalhes, tem que pagar muito, mais que 2 milhões. Então, acho que não vale a pena, não é
não é o carro, o sport car melhor do jogo. Então eu fiz esse vídeo no account mod, no, no perfil mod que eu tenho, mas no meu perfil principal eu não vou comprar esse carro, porque já tenho o Massacro, o LG, o Jester, o Verlerier, que são para mim melhor disso. Você viu nesse vídeo uma nova corrida da Rockstar, a Zebra, que é bastante bom e bastante legal, e un'altra corrida di un creatore famoso brasileiro, Nokia Maicon, che fece questa corrida con oggetti nuovi. Io tengo glitch, o trick per ottenere oggetti nuovi no creatore antes do 2 agosto, ma la persona che descobri esse glitch falou che a community dos creadores não tem que fazer vídeos ou tutorial nisso. Então, galera, apenas ele me dá o permisso, não, apenas faz o tutorial, eu vou fazer um vídeo para vocês, obviamente, sem problemas. Então, espero que você gostou dessa minha falada, desse meu discurso em português, como você está pedindo há muito tempo. E deixa like se você pode, se você gostou do vídeo, e é nóis, vamos junto como sempre, e nunca esqueci de vocês, nunca. Ciao ragazzi, ci vediamo bene nel prossimo video, see you guys in next video, ciao.